Cari amici, ma soprattutto care amiche, ben ritrovati in questo nuovo video. Come vedete, ho un pacco tra le mani. Questo pacco però non l'ho ordinato, nel senso non si tratta di un acquisto. È un regalo che mi ha fatto un utente, che ci siamo accordati anche grazie ad un mio caro amico reale, tra virgolette, che vive da solo e quindi ha dato la disponibilità a riceverlo lui e poi girarmelo. Comunque alla fine è arrivato e ringrazio la persona che vuole anche lui tutelata la propria privacy, la propria riservatezza, quindi rimanere anonimo e ecco perché non posso neanche mostrare in pieno il pacco, perché sennò si vedrebbe il nome. Sia il suo che anche quello del mio amico, insomma, sarebbe tutto tranne che corretto. Però lo apriamo insieme, nel senso che vediamo che cosa c'è. Ovviamente io l'ho aperto solamente così per dargli un'occhiata, ma in realtà ho visto imballato molto bene, ci sono una serie di oggetti che servono sostanzialmente per fare video, fotografie. Quindi è materiale per il canale. Andiamo a vedere il contenuto. Quindi. Allora, qui ci sono cavetti vari. Io conserverò anche la carta qui con le bollicine per gli imballi perché fa sempre comodo. Qui c'è una cavetteria, vediamo, questa è una porta, cioè no, chiedo scusa, è un cavo per porta USB e mini USB. Abbastanza lungo, probabilmente serve per ricarica di batterie o comunque per collegare la strumentazione al PC. Qui abbiamo i cavi RCA per video di solito, sono dei maschi. Questo invece sembra un jack, è un cavo molto lungo, sarà almeno 2-3 metri. Un jack maschio, uno spinotto e una femmina. Ci sono diversi pacchettini qui, eh. Filtro UV per la fotocamera. Sono anche oggetti che io sinceramente non ho mai, cioè non ho un'esperienza diretta per molti di questi oggetti qui. Eccolo qui, è del tutto trasparente e poi l'andremo a montare, ovviamente è molto delicato, sembra vetro, credo che sia vetro, un cristallo, non ho idea, probabilmente per proteggere la macchina fotografica che però tirerò fuori per ultima perché credo che sia il pezzo forte. Batteria video. Una batteria, forse c'è anche una videocamera. È un po' una sorpresa perché non ha specificato esattamente quello che mi avrebbe, cioè più o meno mi aveva avvisato, però non so di preciso, quindi mi ricorda un po' quando ero bambino che aprivo i regali sotto l'albero. Fa sempre uno strano effetto anche quando sei adulto. Allora, vediamo una batteria davvero grossa. C'è anche un pulsante che ti
ti dà la carica della batteria, adesso sembra scarica, quasi scarica, bisognerà metterla sotto carica, da 3000 mAh, quindi è molto, molto capiente, si vede anche dalla dimensione. Allora, poi facciamo attenzione il filtro. Ci ho messo anche le scritte su ogni... È stato veramente bravo. C'è anche speso, perché comunque il pacco costa dei soldini, anche se comunque sono oggetti che lui non usa più, però spedirli costa comunque. Poi anche perdere tempo, l'imballaggio, anche ammesso che magari tutta questa carta con le bollicine ce l'avesse avanzata, ma il tempo solo per fare il pacco ci vuole. Allora, questo è paraluce Fuji, quindi mi dà l'idea che la macchina sia una Fuji, o almeno l'obiettivo. Apro con voi questa volta, io ho aperto solamente il cartone. Eccolo qui, questo ha anche una custodia, il paraluce Fujifilm, non sapevo nemmeno che esistesse un paraluce. Lo metto insieme, ci metto anche il filtro per i raggi UV. Prima di formattare, copia i manuali di uso. Quindi questa dovrebbe essere una chiave, cioè no, aspetta, una memory card, è una SD da 32 GB, che all'interno ci ha messo addirittura doppio, l'ha scritto, per... dentro ci sono i manuali in formato PDF. Guarda che imballo. Eccola qui. GB. Molto capiente. Considerate che io adesso in questa qui che sto usando ne uso una da 16, perché da 32 ne ho due, quelle mini, micro, di cui una la uso per l'impianto di videosorveglianza che mi sono autocostruito, un'altra invece è nella cosa, come si chiama, mi viene il nome. La Simil GoPro, perché quando vado in giro che uso quella, i video possono venire parecchio lunghi, quindi serviva. Allora, questa è batteria video. Immagino di un altro, forse sempre, è una batteria sempre dello stesso, però sembra più grossa rispetto a quella. Vediamo. Allora, ha sempre questa specie di controllo. Questa sembra più carica, è più della quasi carica completamente. E questa addirittura è da 4200 mAh, quindi veramente enorme, come considerate che il pacco batteria, quello che ho comprato di scorta, diciamo, quel rettangolo, c'è anche il video se lo volete andare a vedere, è da 10.000 mAh, quello serve appunto come scorta.
Allora, questo alimentatore della videocamera. C'è tutto, non ha lasciato nulla proprio a caso. Eccolo qui, l'attacco è un attacco un po' particolare, che non è tipo USB, quindi ci voleva per forza. Qui ci vuole il cavo, questo però anche se non c'è problema perché ne ho parecchi di questi cavi qua. Questi sono i cavi di alimentazione, tipici. Ah, poi mi ha lasciato anche quattro batterie. Grazie, queste nuove sigillate. Prima di passare ai pezzi forti, ci sono ancora quattro pacchetti, questi sono due, questo è il flash, lo apriamo dopo, e questo cavo alimentazione batteria, allora forse è quello che gli mancava, l'ha suddiviso, ripeto io ce l'ho, però se c'è anche meglio. Ecco qui, esatto, questo genere qui dicevo, quindi questo va insieme. Poi abbiamo il flash, credo della macchina fotografica a questo punto. Per fortuna si è reso disponibile questo mio amico che ha casa propria. Avevo chiesto anche all'Italian Ghost, ma giustamente pure loro vogliono mantenere la loro riservatezza, così come Natalì, insomma, quelli che mi stanno un po' più vicino, che era più fattibile la cosa. Italian Ghost, stranamente, oggi che è la sera tra sabato. Ormai la notte, perché sono quasi le 2 di notte del 16 giugno 2019, tra sabato e domenica, sono tornato a casa da un'oretta circa, e ho incontrato l'Italian Ghost, Pasquale Federico, che saluto, al porto di Ancona, che c'era un evento, come li chiamano adesso, una festa, cantavano. Lo street food mi sembra che si chiamasse, cioè quindi il cibo da strada, no? Questa è altra carta d'imballo, anche se non con le bollicine, ma è molto morbida. Ho messo un sacco di strati, ecco qui, il flash. Credo che si metta in questa maniera, qui si attacca e ripeto, io sono del tutto, qui c'è interruttore, mod, cell, test, charge, cioè il test di carica, c'è anche la gradazione qui per, e io non ce l'ho avute mai queste cose, quindi non, qui c'è, ah, ecco dove vanno le batterie, quelle che mi ha mandato qui dentro. Sono completamente nuovo a questi aggeggi. Miei video sono fatti molto quelli alla buona, come sa chi è che mi segue. Non ho mai avuto né la presunzione, neanche il denaro d'altra parte,
fare dei video che, ma comunque non è che cambierà, ve lo dico, anche con questa attrezzatura, non è che mi metto lì a perdere tempo con il montaggio, magari spero riuscirò a fare le foto neanche tanto, le foto più che altro per me, però magari dei video che riesco fare qualcosa di meglio, ben venga, anche se le mie note capacità di ripresa non è che siano eccezionali. Più che al fumo ho sempre badato all'arrosto, poi magari direte che anche l'arrosto faceva schifo, fa schifo, però questi sono punti di vista. Qui c'è una specie di sacchetta. Allora, qui come l'apriamo senza distruggerla completamente, che almeno la riutilizziamo. Il riuso è fondamentale anche per gli imballi. Direte che sono esagerato, ma secondo me, guarda che pezzo di policamera, di videocamera. Qui c'ha il pelo che è per il microfono, suppongo, un antivento. Una Sony Handycam, c'ha anche la visione notturna, manual, vediamo un po' qui. Qui dietro credo che vadano le batterie. Sì, si è accesa già. Allora, la SD, la batteria è quasi a zero questa, quindi non durerà molto, era giusto così per fare una prova, già si è spenta, forse quest'altra dovrebbe durare di più, però è anche molto più grossa, molto più pesante. Ecco qua. E si può guardare all'interno di questo mirino. Allora, ma qui c'è una scheda che però non è in formato SD da 4 GB. Il problema è renderle compatibili. Perché se io non ho un lettore o qualcosa che me lo trasferisca, non posso poi riportare su PC quello che c'è qui dentro. Perché a meno che questo, vediamo un po', no, la dimensione è proprio diversa, quindi non credo che sia leggibile che me la legga.